Bentornati ad SOS Arezzo TV. Questa sera una buona notizia: ogni tanto ci capita che vengano risolti dei problemi che vi abbiamo sottoposto nelle scorse settimane. Ad esempio, avevamo raccolto la voce di Menco, Domenico, disabile, che ci aveva spiegato una problematica nella Casa della Salute di Via Guadagnoli. Sentiamo che cosa ci aveva raccontato. E c'è scappe. Ecco, allora, Domenico. Io invece non so come. Si chiama Beppe. Beppe, come Beppe ha detto, se mi fai piacere tanto, ma male. Ma piacere tanto, ma male. No, no, io con più piacere più sto bene. Ci vediamo sempre qui davanti, che noi ci eravamo già incontrati. 2014. Quindi siamo già passati 5 anni quasi. Eh sì, pensavo sì. Di meno. Cosa è stato fatto? Niente. Nulla. Però c'è una nuova questione, vero? Sì, e si è presentata una questione piuttosto grave. Che l'amministrazione della USL non può prendere i corridoi che servono al pubblico come magazzino delle proprie cose. All'ospedale San Donato c'è un'area in cui possono portare tutta la loro roba all'ufficio protesi e c'è un magazzino apposta per ricoverare queste cose qui. Ora, lì in quella zona. Qui siamo nella Casa della Salute di Via Guadagnoli. Sì, sì, in Via Guadagnoli. E il discorso è questo. Questo è il discorso. Mettendo lì quella roba. Però spieghiamo cos'è, perché non l'abbiamo detto ancora. Sì, allora, al primo piano cosa c'è? Al primo piano ci sono i vari ambulatori, che sono quelli che controllano le persone di una certa età che hanno avuto problemi gravi di respirazione, come me. Allora, io mi sono presentato qui. Quante sigarette ha fumato? Poche, 50 pacchetti all'anno. All'anno? All'anno, 50 pacchetti. No, io ho forse, speriamo di no, sembra che abbia dell'amianto sui polmoni. Ah già. Sì, che lei lavorava, dove lavorava? Ma che dai, di lei? No, scusami, sì, di dove lavorava? Io lavoravo alla Guarizzucchi e al banco dove si saldava con l'amianto friabile. Ecco, questo è tutto un altro argomento. Allora, io mi... Al primo piano. Torniamo al primo piano, cioè se questo è il pian terreno, è il primo piano. Hanno spostato dei macchinari, delle cose, che prima di tutto non ci sono più posti per andare a sedere. Oppure ci sono dei 6-8 seggiole, sedie che c'erano, ce ne sono rimasti 3. Ora io domanda, dico, uno che arriva lì con l'ossigeno e non trova nemmeno il posto per andare a sedere perché è stato ingombrato da cose inutili, perché l'hanno tolti da altri ambulatori e l'hanno poggiato. Hai chiesto a qualcuno di cosa, perché sono, tra l'altro stiamo vedendo delle foto, attrezzature da dentisti, hanno rinnovato l'ambulatorio dei dentisti, quelli per i denti, quello per quello, quello che adopera il dentista, e l'hanno preso. Non l'hanno portato dove dovevano portarli, in un posto dove è consono che l'avessero portato. No, l'hanno piazzato in mezzo a un corridoio aperto al pubblico. Da quanto tempo? Sono circa un mese. La buona notizia è che ormai da qualche giorno i macchinari abbandonati sono spariti, quindi il corridoio è completamente sgombro e dunque Domenico, ma anche gli altri pazienti, possono tranquillamente ritrovare i loro spazi mentre attendono di essere ricevuti dai vari professionisti sanitari della Casa della Salute. Insomma, una buona notizia per Domenico e magari anche per altri disabili che trovavano un po' scomoda la presenza di quei macchinari. Era chiaro che si trattasse di qualcosa di temporaneo e ci fa piacere che dunque siano stati spostati sicuramente in un luogo più consono, quindi un problema in cui possiamo inserire il bollino risolto. Da SOS Arezzo TV noi vi auguriamo una buona serata. Per le vostre segnalazioni, redazione@arezzotv.net. Alla prossima.